Fabrizio Sarno, tecnico della Sardegna femminile. Una bella esperienza quella del trofeo delle regioni, formativa ed importante per le ragazze. È importantissima, io ho avuto l'onore di fare il primo trofeo delle regioni 32 anni fa, quindi insomma, e ancora me lo ricordo, quindi per tutti gli atleti è una tappa fondamentale per la crescita e anche dopo aver smesso uno se lo ricorderà per sempre. L'esperienza delle sue ragazze in questo trofeo delle regioni? Potevamo fare un pochino meglio, ma siamo anche stati un pochino sfortunati perché siamo andati in un girone fortissimo, tanto è vero che Sicilia e Lazio stanno vincendo da tutte le parti, quindi un po' di sfortuna, ma ce la siamo anche cercata perché potevamo giocare sicuramente un pochino meglio. Le caratteristiche del gruppo di quest'anno e come avete preparato questo trofeo delle regioni? Beh, in Sardegna è molto difficile preparare il trofeo delle regioni perché le distanze sono abissali. Io personalmente ho fatto 26.000 km con la mia macchina per riuscire a fare un po' di allenamenti, però le ragazze sono state da questo punto di vista encomiabili perché abbiamo girato la Sardegna in largo e lungo per riuscire a allenarci un pochino, però forse ci è mancata un pochino di esperienza ad alto livello perché purtroppo ogni ragazza gioca in una società piccola e difficilmente si confronta con realtà un pochino più competitive come succede nelle altre regioni. Come hanno vissuto le sue ragazze questa esperienza? No, sono state bravissime, devo dire, si sono divertite, però sono state anche serie e hanno risposto sempre con giusta intelligenza a tutti i richiami, diciamo, della puntualità eccetera, quindi non gli si può dire niente. Potevano giocare un po' meglio, quello sì. Come avete passato questi giorni in Basilicata? Benissimo, benissimo, si sta bene, un posto meraviglioso, ci ricorda anche un po' la Sardegna per il caldo e il sole, quindi casa nostra. Grazie.